Communication ha appena finita Cerignola-Recanati in una partita a punteggio bassissimo, ma una gran bella partita, una partita molto tirata. Siamo qui con l'allenatore della Castellano Udas, a quale innanzitutto voglio dire complimenti, perché per la prima volta per quest'anno abbiamo visto una bella Udas, nonostante il punteggio, nonostante qualche difficoltà, come dire, forse più mentale che altro, però è veramente stata una Udas combattiva, Udas come la vuole il pubblico. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi, che comunque, ecco, rispetto alle altre uscite, ci abbiamo messo tanto, tanto cuore e tanta difesa. Io l'ho detto all'inizio che noi siamo questi e dobbiamo essere questi, cioè nel senso, il nostro marchio di fabbrica deve essere la difesa, dobbiamo lattare su ogni pallone. Oggi non era per niente semplice perché eravamo di fronte a una squadra costruita per vincere, però devo dire che abbiamo tenuto molto bene, siamo andati anche avanti di 5-6 punti, 7 punti. Poi abbiamo comunque difficoltà dall'inizio dell'anno con gli allenamenti, non da ultimo l'infortunio di Gianluca Tregi, che per noi è l'unico 4 duro, e quindi ci apre molto il campo in attacco e insomma, in attacco soffriamo. Abbiamo dovuto adattare Mattia Marchetti da 4 con diverse difficoltà dovute alla memorizzazione dei giochi. Però diciamo che lo spirito, ecco, è quello giusto. Dobbiamo ripartire da questa partita tutti insieme, tutti uniti sicuramente, e continuare a lavorare. Sicuramente ci saranno delle difficoltà negli allenamenti, basta pensare che negli ultimi allenamenti eravamo 6 under, 5 senior, quindi niente. Purtroppo è così, è iniziata così la stagione, speriamo di raddrizzarla, però devo dire, se siamo questi, ecco, faremo fatica in attacco, però ora pensiamo già da martedì ad aggiustare qualche cosa. Gigi, ho visto, e credo che l'abbiamo visto tutti, questa sera veramente Sasha Kuscher in condizioni stellari, è stato un autentico trascinatore di tutti quanti i compagni, ma credo che abbia dato proprio lui stesso la propria impronta alla partita, cosa che non è riuscito a fare nelle precedenti due uscite. C'è un motivo particolare per questo exploit, o era tempo che Sasha mettesse in mostra tutte le sue capacità? Peraltro con l'avversario, un 5 avversario, che non era proprio un piccoletto pure facile da affrontare. Certo, no, Sasha sicuramente, spero che è questo, perché in precampionato ce l'ha dimostrato. Oggi ha avuto sicuramente più fiducia, ha giocato tanti minuti e quando è stato in campo in attacco ci ha dato davvero una mano, in difesa è stato bravo, in quello che gli avevamo chiesto, diciamo, ha eseguito tutto bene andando in aiuto sugli altri attaccanti, aiutando i compagni di squadra. Purtroppo diciamo che il break al nostro sfavore è avvenuto proprio quando Sasha è uscito per 5 falli e lì abbiamo perso un po' il filo della partita. Sentiamo ancora un po', forse.